Acer a New York ha portato tutta una serie di computer, fra cui questo convertibile, quindi il display si può piegare a 360 gradi, trasformando la macchina da notebook praticamente a super tablet da 15 pollici. Parliamo ovviamente di Aspire R15, nel suo refresh di ovviamente del 2016. È un dispositivo interessante per il suo form factor, il convertibile non è una vera e propria novità, però è interessante vedere questo approccio di Acer, un device che è piuttosto impegnativo a livello di peso e che soprattutto sì, si può utilizzare come tablet, però ovviamente non è la modalità consigliata. Infatti è in realtà un vero e proprio notebook con display touch, cornici piuttosto ottimizzate devo dire a livello di dimensioni, processori Intel Core i fino all'i7 di sesta generazione, quindi Skylake, scheda grafica Nvidia GTX 940 versione M Mobile, quindi non particolarmente prestante. È un dispositivo costruito molto bene che permette ovviamente di essere utilizzato in più modi, ha un display LCD IPS con risoluzione Full HD e supporto al touchscreen ovviamente, perché se lo si vuole utilizzare con le dita è possibile farlo, ed è un device che arriverà sul mercato come sempre da luglio a partire da un prezzo consigliato di 899 euro. Sembra un ottimo approccio al mondo degli ultrabook convertibili, è un device molto completo anche a livello di dotazioni porte, perché c'è la Type-C, ci sono due porte USB 3.0, c'è la HDMI, ci sono fino a 8 GB di memoria RAM e ovviamente all'interno una memoria SSD come hard disk. È un device, come vi dicevo, piuttosto interessante, peccato però appunto per il peso, devo dire piuttosto impegnativo, e questo annulla un pochino i vantaggi che il formato convertibile porta a questa categoria. Vi ricordo il nostro approfondimento testuale, ve lo lascio in descrizione qua sotto, noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per itbol.com, Andrea Ricci.